Ciao a tutti da Max e dal canale Smart Maxi, mi raccomando iscrivetevi al canale e mettetemi like. Ecco qua che cosa vi presento oggi. Oggi vi presento un Alcatel HE1, un telefono ai tempi veramente molto molto diffuso perché è un telefono relativamente economico con le funzionalità dell'epoca classiche e che ha avuto un buon impatto sulle vendite, soprattutto sul pubblico giovane. Questa è la caratteristica principale. Perché? Perché fondamentalmente veniva presentato come telefono in varie colorazioni. Era una cosa abbastanza rara ai tempi. Azzurro, nero, giallo, arancione. Questi erano i colori predominanti di questo telefono. Tasti a isola. Probabilmente lo schermo è un po' troppo piccolo secondo i canoni anche dell'epoca, è troppo piccolino, monocromatico e quindi sfondo verde, scritte nere, antenna ovviamente esterna, possibilità di aggiungere anche un'espansione per migliorare la ricezione dell'antenna, tasti a isola molto ben rifiniti, ve li faccio vedere qua, i tasti a isola come sono fatti. Tasti a isola, anche qua, ve li faccio vedere. Come tutti i telefoni dell'epoca, io insisto, vedete che la particolare curvatura del telefono permette un ottimo appoggio al viso. È spesso, molto molto spesso. Puntava molto sul design, diciamo frontalmente, però dal punto di vista sia laterale che posteriore, diciamo che è la solita solfa, chiamiamola così. Questo veniva fornito tendenzialmente con una batteria da 580 mAh che garantiva 70 ore di standby e 3 ore di talk time. In realtà c'era la possibilità di estendere la batteria, di comprarne un'altra di capacità raddoppiata, quindi raddoppiava sia la conversazione che lo standby. Caratteristica di pochi telefoni. Altra caratteristica di fondo di questo telefono qual era? Il design, ripeto, guardate questo agghiacciante, questa specie di rocchetto, chiamiamolo così, lo faccio vedere anche qua. Questo rocchetto permetteva di aggiungergli un gancio che poteva essere di stoffa, di gomma, per poterlo tenere al polso o comunque al collo. Sono vezzi dell'epoca. Batteria, mi sono dimenticato di dirvi, ovviamente estraibile, plus, chiamiamolo così, di tutti i telefoni dell'Alcatel, già all'epoca, che poi si sono riverberati anche ai giorni nostri, qual è? Grandissima ricezione. Io poche volte ho trovato telefoni più ricettivi di un Alcatel. Ovviamente non c'è il jack, non ha la fotocamera, ha un caricatore proprietario, ma all'epoca succedeva sempre così. Erano tutti proprietari i telefoni, i caricatori dei telefoni. Compatto, abbastanza compatto, non compattissimo. Buono come volume, non eccezionale, discreto anzi, diciamo non buono ma discreto. E caratteristica che avevano tutti un po' i telefoni dell'epoca, LED, la piccola lucina LED che permetteva di individuare se è arrivata la chiamata o un messaggio. Questi sono i due tastini del volume, in realtà sono separati, quindi si individuano con grande facilità. Spessore, schermo un po' piccolino, mancanza del dial pad, questi sono forse i difetti principali di un dispositivo che però all'epoca ha venduto tanto. Vi do una finezza di come li costruivano hardware una volta. Guardate qua, questo è zigrinato. Ci sono queste zigrinature qua, accompagnate da questi inserti in gomma sia sul lato destro che sul lato sinistro, garantiscono una presa fantastica. E il microfono è piccolo, 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 è qua. Non è un grandissimo telefono, secondo me, come specifiche. È stata una pietra miliare soprattutto per il pubblico giovane. Pubblico giovane l'ha particolarmente apprezzato. Da Max, dall'Alcatel HE1, vi saluto e vi ringrazio. Ripeto, mettetemi dei like e iscrivetevi al canale, mi raccomando, per supportarlo. E ci vediamo la prossima volta con un altro telefono da Smart Max. Ciao! Ciao!